Un derby tra due nobili del calcio pugliese alle prese con un momento storico non facile, una sfida che manca dalla bellezza di 24 anni. L'ultimo confronto tra Lecce e Taranto risale al 25 aprile del 1993, all'epoca si giocava in Serie B e l'incontro terminò 1-1. Anche in questo caso la posta in palio è altissima, ma per ragioni completamente differenti. Da un lato il Lecce, che vuol tenere viva le residue speranze di un aggancio al Foggia in vetta al girone C di Lega Pro, dall'altra il Taranto, che deve necessariamente tirarsi fuori dalle secche di una classifica che si è fatta drammatica dopo gli ultimi deludenti risultati e che vede i rossoblu penultimi a pari punti con la Vibonese, con 4 lunghezze di distacco dalla salvezza diretta, senza passare dunque dalla roulette degli spareggi play-out. Buon pomeriggio da Alessio Casulli, anche oggi una grande giornata di calcio sulle reti del gruppo Norba, seguiremo insieme questo derby ricco di passione e di contenuti, lo faremo con l'aiuto di mister Claudio De Luca, al mio fianco ci darà una mano con la lettura tattica della gara. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti. Allora, le squadre non hanno ancora fatto il loro ingresso in campo, tra pochi istanti vedremo i due schieramenti, possiamo comunque introdurre questo incontro dicendo che si tratta di una partita che sarà in qualche modo anche condizionata dal clima di forte contestazione che si respira al Via del Mare con i tifosi del Lecce che oramai da qualche settimana hanno preso di mira il tecnico Pasquale Padalino, al quale vengono addebitate molte responsabilità per la sconfitta contro il Foggia che di fatto ha allontanato il Lecce dal primo posto, ma se è possibile addirittura in casa Taranto le cose vanno anche peggio in considerazione del vile gesto dello scorso 21 marzo quando una trentina di teppisti hanno aggredito 3 calciatori rossoblu, Mauro Antonio, Altobello e Stendardo, che da allora non sono più stati convocati, anche se la società garantisce che i 3 fanno ancora parte della rosa e si spera in qualche modo di poterli recuperare in vista del finale di stagione. Mister, queste tensioni potrebbero condizionare la gara di oggi? Sì, entrambe le squadre, come giustamente è stato detto, vivono dei momenti difficili. Il Lecce per la sconfitta del Foggia, per quello che è venuto dopo questa sconfitta, e quindi questa può essere una delle ultime possibilità, come giustamente hai detto, per il Lecce, di recuperare punti al Foggia, visto che il Foggia affronterà la seconda trasferta consecutiva quest'oggi a Cosenza. Per quanto riguarda invece il Taranto si trova in una posizione di classifica ed è costretto, quindi è penultima in classifica ed è costretto a vincere per poter tirarsi fuori da questa situazione dopo i fatti che giustamente hai ricordato dell'aggressione tre calciatori. Ha fatto una buona partita con il Francavilla la settimana scorsa, deve ripetersi in questa partita con il Lecce. Lecce reduce dalla vittoria di mercoledì scorso contro la Juve Stabia, insegue la 7ª vittoria consecutiva sul proprio terreno di gioco, un ruolino di marcia decisamente diverso rispetto alle gare giocate lontano dal Via del Mare che in qualche modo hanno compromesso la corsa verso la promozione diretta in Serie B. In questo momento il distacco è di 6 punti dalla capolista Foggia quando mancano 5 giornate al termine del campionato, un divario non facile da colmare, ma in casa giallorossa non c'è alcuna intenzione di mollare, anche perché c'è comunque da blindare il secondo posto in classifica, che vorrebbe dire molto anche in chiave playoff, piazzamento che oggi in caso di vittoria sarebbe matematico e questo significherebbe che il Lecce salterebbe il primo turno degli spareggi a gara secca e comincerebbe a giocare solo dal secondo turno. Sì, è importante confermare il secondo posto, ma penso che quello, indipendentemente dal risultato di oggi, sia quasi garantito. La speranza è quella per il Lecce di poter avvicinarsi al Foggia, per il Taranto invece di guadagnare punti importanti per la salvezza. È una salvezza che meriterebbe il Taranto, visto che da tanto tempo che inseguiva il campionato di Lega Pro, e sarebbe importante per una squadra pugliese che rimanesse in questo campionato. Taranto, che lo ricordiamo, non vince da 6 gare, l'ultimo successo risale allo scorso 25 febbraio, 1-0 contro il Catanzaro, da allora tante occasioni perse, soprattutto negli scontri diretti, le gare perse contro Acragas, Messina e Regina, ma questo Taranto è stato comunque capace di exploit importanti, come per esempio quello contro il Foggia. Gli ionici riuscirono a battere la prima della classe proprio nel giorno del debutto sulla panchina rossoblu di Salvatore Ciullo, che peraltro è un leccese doc cresciuto calcisticamente proprio con i giallorossi nel Lecce di Conte, Moriero, Garcia e Petracchi. Sì, fu la prima di Ciullo, una vittoria importante, anche le successive
due partite portarono a dei risultati positivi, perché ci fu un'alternanza di pareggi e vittorie, e quindi con una media di 2 punti a partita portavano il Taranto a recuperare qualche posizione. Poi un momento negativo, come hai ricordato, soprattutto nato dalla sconfitta in casa con l'Akragas. Tutto pronto dunque per il fischio d'inizio, ecco l'avvio della gara, a dirigere l'incontro il signor Farneo di Roma, e dunque vediamo come scendono in campo Lecce e Taranto. Partiamo dallo schieramento del Lecce, il classico 4-3-3 proposto da mister Pasquale Padalino, tra i pali Perucchini, la difesa a 4 composta da Vito Francesco, Cosenza, Giosa e Ciancio, a centrocampo Arrigoni, Costa Ferreira e Zoneb, in avanti il tridente composto da Capitan Lepore e Torromino, che sono i due esterni, con la punta centrale Caturano. Risponde il Taranto con stesso modulo, stesso schieramento, 4-3-3, tra i pali Contini, la difesa è composta da Balzano, Magri, De Giorgi e Panbianchi, a centrocampo Nigro, Maiorano e Losicco, in avanti Paolucci, Potenza e Magnaghi. Siamo nel primo minuto di gioco con il Lecce, che adesso prova a manovrare e a farsi vivo nella metà campo del Taranto. Adesso lo scambio tra i due difensori centrali, Cosenza e Giosa, quest'ultimo che avanza col pallone tra i piedi, a sinistra riceve Costa Ferreira, ancora dietro per Giosa, ora si gioca in verticale, subito un pallone pericoloso in avanti per Caturano che viene fermato. Sì, confermate le formazioni, soprattutto il sistema di gioco di entrambe le squadre. Ha iniziato il Lecce in possesso palle, quindi questa prima azione, però il Taranto è stato attento a recuperare palle, e questa ripartenza proprio con Balzano è stata fermata, quindi si riparte da un calcio di punizione adesso per il Taranto. Alla battuta c'è l'estremo difensore Contini, che lo ricordiamo da qualche settimana sostituisce l'esperto Mauro Antonio, il 35enne portiere che, come sappiamo, è stato vittima dell'aggressione di questo gruppo di teppisti, e da allora, insieme anche ai due difensori Stendardo e Altobello, è in qualche modo ai margini, diciamo così, del progetto Taranto. Ieri però i dirigenti della società rossoblu hanno garantito che comunque continuano a far parte della rosa, si spera di poterli recuperare, soprattutto sul piano psicologico, non facile insomma visto il momento che vive la squadra, ma ricordiamo che comunque questo Taranto ha da recuperare una partita, quindi, con la Paganese, gara che sarà recuperata il 19 aprile, e che comunque le speranze di poter ottenere una salvezza diretta sono intatte. Sì, ha questa partita da recuperare, quindi ha ancora la possibilità di contare su possibili 3 punti. C'è questa partita con il Lecce, poi la settimana prossima c'è un altro derby importante con il Monopoli, quindi sono tutte sfide decisive per il Taranto, ma diciamo per tutte le squadre in questo momento della stagione, sia nella parte alta della classifica che nella parte bassa. Occhio l'incursione del Lecce in area di rigore con Torromino, marcato strettissimo da De Giorgi, costretto a girarsi, e trova però sì, c'è un fallo di mano su questa respinta, fallo commesso dal portoghese Costa Ferreira, quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Taranto dopo 3 minuti di gioco. Sì, è un fallo abbastanza involontario, però ha impedito che la palla potesse andare in avanti, quindi giusta la decisione dell'arbitro. Si riparte ancora con il rinvio da parte di Contini. Per questi primi minuti il motivo è stato un possesso palla del Lecce e un Taranto comunque ordinato e attento soprattutto a ripartire. E adesso sono passati pochi minuti, però i sistemi di gioco sono speculari, quindi lo hai ricordato all'inizio in presentazione della gara. Entrambe le squadre si sono sistemate con un 4-3-3 e adesso è il Taranto che invece prova a fare l'azione. La manovra dei rossoblu di mister Ciullo, con il tentativo di Nigro di impostare l'azione, su di lui il pressing dei centrocampisti del Lecce, nella fattispecie del bulgaro Zonev, che ha mandato oltre il rettangolo di gioco, rimessa con le mani, e prova ad impostare ora il Lecce, sempre con De Giosa dalle retrovie. Torromino, buono il controllo, non altrettanto il passaggio in orizzontale verso Zonev, ma alle sue spalle era pronto Lepore, che va al cross, pallone
basso, indirizzato in area di rigore dove era ben appostato ancora una volta Torromino. Poi questo tentativo dalla lunga distanza con il pallone terminato altissimo. Sì, buona questa azione da parte del Lecce, però altrettanto ordinata, come ho già detto prima, la fase di non possesso da parte del Taranto, con Paolucci che comunque in fase di non possesso è andato a ripiegare e a dare una mano al terzino della propria squadra. E buona la respinta e anche la conclusione provata da fuori dal Lecce, con palla che è andata però alta. Tentativo di Arrigoni dalla lunga distanza con il destro. Arrigoni che oggi ha vinto il ballottaggio con Fiordilino in quella posizione, è un po' l'uomo d'ordine a centrocampo. I due interni sono Zonev e Costa Ferreira. Gioco fermo adesso, si riprenderà con Perucchini, che dovrà appunto rimettere il pallone in gioco. 5 minuti, sempre 0-0 tra Lecce e Taranto. Diciamo che in questo avvio di partita un po' il Lecce che sta cercando di fare la partita, ma credo che questo insomma fosse abbastanza scontato considerando anche i valori in campo. Sì, adesso però il Taranto, a differenza di quello che ha fatto nella prima azione, ha iniziato con un pressing subito alto, quindi impedendo una facile costruzione del gioco da parte del Lecce. Potenza lo ritroviamo dal lato destro del Taranto e Paolucci dal lato sinistro, ecco perché vi dicevo prima del ripiegamento su Panbianchi da parte di Paolucci. Il Lecce adesso sta provando a costruire l'azione, però vi ho detto il Taranto comunque si sta disimpegnando bene, spesso è una delle due mezzale uscire in pressing su Arrigoni, che è ricordato benissimo essere l'uomo d'ordine di questa squadra l'anno scorso al Cosenza, quindi un centrocampista comunque bravo, ordinato e che può far girare bene tutta la squadra. Ora c'è rimessa con le mani in favore del Taranto ed è Capitan Panbianchi che si incarica della battuta. Sempre lui tenta questo velleitario lancio in avanti dove non c'era nessun compagno di squadra in quella zona, e allora riparte in Lecce con lo scambio tra i due centrali di difesa, cioè Giosa e Cosenza. Poi Arrigoni che va a prendersi il pallone da Vito Francesco, prova ad illuminare la scena con questo lancio troppo lungo però per Torromino, che non trattiene. Torromino mandato in campo un po' a sorpresa alla vigilia, e molti pensavano che Padalino potesse puntare ancora una volta su Dumbia, e invece il tecnico giallorosso ha mandato in campo l'esterno, lo scorso anno protagonista della promozione in Serie A del Crotone. Sì, diciamo che Torromino ha giocato quasi tutta la prima parte della stagione, poi per una parte ha giocato Dumbia e nell'ultimo periodo continuava a giocare lui. Adesso erano già da 2-3 settimane che Torromino era ritornato a ricoprire il ruolo di titolare lì sulla fascia, ed è stato riproposto anche in questa partita. Adesso c'è una ripartenza del Lecce dove Perucchini è stato veloce a rimettere palla in gioco. Zonev in avanti per Caturano, è costretto al retropassaggio, è una gabbia di uomini del Taranto attorno al portatore di palla del Lecce. L'ultimo tocco è stato di Zonev, quindi sarà Contini a rimettere in gioco. Sì, lo spirito del Taranto è quello giusto, vedete, l'ho detto anche prima come Paolucci è ritornato ancora una volta a dar manforte alla propria difesa, ma soprattutto sono le distanze tra i reparti che sono quelle giuste, quindi una squadra comunque che sta mantenendo le distanze tra i reparti abbastanza strette in modo tale da difendere e magari ripartire tutti quanti insieme. Adesso c'è un fallo di Magnaghi su Arrigoni stesso. Sì, Arrigoni. C'era stata un'azione dove la mezzala del Taranto era uscita in pressing su Arrigoni, che però è stato bravo ad abbassarsi in mezzo ai due difensori centrali, quindi a deludere questo pressing iniziale, però poi c'è stato quel lancio, quel cambio gioco che è andato a finire fuori. Assenza pesante quest'oggi in attacco per il Taranto, che deve rinunciare al giovanissimo Emmausso, 19enne arrivato a gennaio dal Genoa, per lui già 2 gol nelle 6 presenze con la maglia del Taranto, oggi squalificato, non è della gara, un calciatore sul quale negli ultimi tempi mister Ciullo aveva puntato molto. Sì, è un classe 97 di grandi prospettive, peraltro proprio nella partita di Francavilla prima dell'espulsione naturalmente ha realizzato un gran gol, e segno di maturità di questo ragazzo, che poi ha chiesto anche scusa alla squadra, all'ambiente, a tutti quanti per l'espulsione e per la magari troppa voglia di far bene, quindi un ragazzo veramente da tenere d'occhio, come anche Guadalupi che quest'oggi però è in panchina dopo aver giocato le ultime partite da titolare.
titolare, rientra però Nigro che sta occupando lui per adesso la posizione di play davanti ai quattro difensori. Il pressing di Vito Francesco sul portatore di palla del Taranto, si tratta di Balzano che sbaglia tutto, dunque può ripartire l'azione del Lecce con Sonev, non ha sbocchi, è costretto a chiedere l'aiuto di Cosenza che indica a Giosa di avanzare, sbaglia però anche Giosa, pallone troppo forte, calciato in verticale per un compagno di squadra, si riprenderà con il fallo laterale in favore del Taranto, ultimo tocco proprio del 14 maglia giallorossa che stiamo vedendo in questo istante. Questa invece è l'azione precedente con il disimpegno di Balzano, il pallone era stato controllato, sì, anche, proprio da Giosa. Anche in quell'occasione, come in questa che ha portato la rimessa laterale, Giosa si è trovato a scalare quasi sull'esterno, quindi un difensore centrale che comunque è andato a chiudere per due volte quasi esternamente, proprio perché il Lecce sta continuando a pressare alto e sulla doppia respinta da parte di Balzano è stato Giosa a chiudere per entrambe le volte. Comunque da quella parte Potenza potrebbe mettere in difficoltà la squadra del Lecce proprio per la velocità che ha e per la possibilità di queste ripartenze di cui abbiamo parlato. Contrariamente a quanto si pensava all'inizio, i due esterni bassi del Lecce, Vito Francesco e Ciancio, sono disposti in maniera diversa, e cioè Vito Francesco sta giocando inizialmente sulla sinistra e Ciancio invece agisce sulla corsia destra. Sì, a differenza della partita stessa che abbiamo commentato con il Foggia, dove Ciancio invece ricopriva il ruolo di terzino destro, e Agostinoni in quella partita, se non erro, ricopriva invece il ruolo di terzino sinistro. Però Vito Francesco anche in questa stagione ha dimostrato come può essere utilizzato sia da una parte che dall'altra, quindi può ricoprire il ruolo sia di terzino destro che di terzino sinistro senza nessun tipo di problema. Proprio Vito Francesco atterrato fallosamente nell'azione che abbiamo visto nel replay precedente, adesso invece Perucchini che dovrà rimettere il pallone in gioco, quasi dodicesimo minuto del primo tempo, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 tra Lecce e Taranto, derby valevole per la 34esima giornata del girone C di Lega Pro. Adesso Cosenza di testa allontana, pallone che viene ancora una volta recuperato a centrocampo dal Taranto, l'azione riparte dalle retrovie con questo lancio lungo di De Giorgi, troppo lungo però per i suoi compagni. Questo è quello che forse il Taranto dovrebbe evitare, cioè proprio cercando di giocare più palla per terra per mantenere quelle distanze tra i reparti sempre uguali, così come ha fatto ora in questa riconquista della palla, e quindi cercare più di giocare con la palla per terra per non spezzare, per non allungare troppo la squadra. Maiorano, il break a centrocampo, tutto di prima e poi il gioco fermo, c'è l'intervento del direttore di gara. Sì, che credo segnala... sia un fuorigioco di rientro, sì, da parte di Magnaghi. Di Magnaghi, sì, segnala questa posizione di fuorigioco, il numero 9 in maglia rossoblu era oltre la linea dei difensori del Lecce, quindi si riprende con questo calcio di punizione, ancora Arrigoni. Sì, adesso si è addirittura spostato quasi lateralmente proprio per evitare di essere aggredito subito dai propri avversari, quindi sta costruendo quasi sul lato centro sinistro del Lecce. Guardate, i terzini sono già entrambi abbastanza alti, sì. Cosenza sempre verso Arrigoni, subito di prima il pallone in verticale, controllano bene i difensori del Taranto che allontanano, quindi Lecce che è costretto ancora una volta a ripartire dalle retrovie. Sempre Cosenza e Giosa che sembrano un po' due registi arretrati. Sì, diciamo che nella propria metà campo il Taranto lascia liberi un po' i difensori centrali e Magnaghi si abbassa quasi su Arrigoni, quindi c'è possibilità per i due centrali del Lecce di costruire squadra, però giustamente poi non saranno loro quelli decisivi e quelli pericolosi nel costruire, quindi è una scelta anche giusta se il Lecce arriva nella metà campo del Taranto. Se invece la squadra del Lecce sta costruendo nella propria metà campo, addirittura con il portiere, il Taranto ha dimostrato comunque di poter essere anche alto e di andare a pressare in avanti. Adesso invece il Lecce che presserà in avanti per evitare che il Taranto possa giocare, quindi magari concederà il rinvio lungo come sta accadendo proprio adesso. Troppo lungo il pallone di Zonev verso Ciancio, che aveva tentato questa incursione offensiva nell'area di rigore del Taranto, quindi Perucchini, Giosa, il suo sinistro in avanti, buono il controllo a centrocampo di Costa Ferreira, tentano lo scambio Caturano e Torromino, ancora pallone riconquistato sulla mediana da Arrigoni, poi Ciancio costretto al retropassaggio, era
pressato dagli attaccanti del Taranto. Ancora una volta il numero 14 Giosa avanza con il pallone tra i piedi, Arrigoni con il destro lungo, troppo lungo però per Lepore, che comunque applaude il suo compagno di squadra pur sì, non riuscendo a nella seconda volta, l'abbiamo detto prima, dove riesce comunque a conquistare palla Arrigoni, però l'uscita della mezzala del Taranto, sia di Losicco che di Maiorano, dipende da poi da quale lato comunque Arrigoni va a prendersi palla, induce Arrigoni ad accelerare un po' le operazioni di costruzione, quindi per la seconda volta ha errato il lancio, però l'idea comunque in entrambe le volte era quella giusta. Momento un po' confuso della partita, si gioca molto a centrocampo, poche però azioni pericolose da ambo le parti. Lecce che diciamo sta comunque tenendo alto il suo baricentro, ma finora non sì, si è stato reso particolarmente sì, no, pericoloso. È una partita ancora che si sta giocando soprattutto a centrocampo con le due squadre che si stanno studiando. C'era un fallo forse su Nigro, non segnalato dall'arbitro, magari un gomito un po' più alto, e quindi il giocatore protestava per questo. Invece vorrei sottolineare come per la terza volta consecutiva Paolucci ripiega nel modo giusto e riconquista palla per la propria squadra, quindi vedremo anche fino a quanto questo giocatore riuscirà a fare questo importante lavoro nella fase di non possesso e anche in quella di possesso. Potenza va in pressing ancora una volta sul portatore di palla del Lecce, hanno la meglio però i difensori maglia giallorossa, poi questo lancio lungo indirizzato verso Lepore che continua ad applaudire i suoi compagni di squadra, viene cercato molto il capitano in maglia giallorossa, Leccese Doc, probabilmente è l'uomo che sente di più diciamo questo momento di difficoltà, vuol fare un po' il trascinatore della sua squadra. Sì, è un giocatore di personalità, quindi anche i compagni stessi lo ricercano. Da quella parte troverà Panbianchi, che nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, però si sa disimpegnare. Eccolo bene. Lepore, pallone in mezzo per Torromino che arriva tardi all'appuntamento. Sì, si sa disimpegnare bene anche nel ruolo di terzino. Adesso questo cambio gioco del Lecce è stato veloce, lo stesso Lepore a mettere questa palla in mezzo, però Caturano era in ritardo sull'azione. Giustamente sottolineai Panbianchi, diciamo più centrale di difesa, oggi costretto in qualche modo a ricoprire questo ruolo di terzino sinistro a causa dell'assenza del camerunese Somm, che sì, peraltro non è neanche negli ultimi anni di Serie D ha ricoperto sempre il ruolo di difensore centrale, oppure se parliamo di una difesa a tre del terzo a sinistra. Altre volte però in questa stagione ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro, lo ha fatto egregiamente, però ripeto ha magari il passo più da difensore centrale, però in fase non possesso sarà molto attento. Stessa cosa per Balzano, che è un centrocampista ma già da diverse partite ricopre il ruolo di terzino destro con grande attenzione e abnegazione per il ruolo. Balzano che alla sua prima stagione con la maglia del Taranto lo scorso anno era a Bisceglie. Sì, era un ragazzo che ho avuto io l'anno scorso, è un ragazzo umile, un ragazzo che ha voglia di arrivare in alto e sta sfruttando bene questa possibilità, perché nella stagione ha ricoperto già diversi ruoli, quindi abbiamo detto prima che pur essendo un centrocampista sta ricoprendo il ruolo di terzino destro, ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro, anche quello di difensore centrale, quindi ritengo che sia un'esperienza importante per il ragazzo perché lo farà crescere e arricchire sotto tutti i punti di vista. Quindi Ciullo sta puntando molto sulla duttilità di Balzano. Ora Lecce sempre da centrocampo questo sì, sempre tentativo. Paolucci ancora una volta ha recuperato una grande palla ed era lui stesso poi a ripartire, forse c'era una munizione su questa ripartenza, per questo i giocatori del Taranto con Magri in modo particolare si lamentavano con l'arbitro. Abbiamo visto il fallo di Zonev sul numero 5 in maglia rosso-blu, Paolucci che diciamo parte come terzo d'attacco, però spesso insomma si abbassa anche sulla linea dei centrocampisti sì, per diciamo, dare conforto. Diciamo che in questa prima parte della partita, in questi primi 20 minuti, si sta facendo apprezzare molto nella fase di non possesso, è un lavoro importante quello che sta facendo, e vorremmo vederlo più nella fase offensiva, come ha lavorato bene nella transizione precedente dove ha riconquistato palla. E Zonev è stato intelligente comunque a commettere fallo, è stato graziato tra virgolette dall'arbitro. Ora dalla destra riparte l'azione del Taranto, De Giorgi largo a sinistra, Panbianchi lascia scorrere, poi controlla con il sinistro,
scambia con Nigro, ancora il pallone all'indietro, qualche difficoltà per i difensori del Taranto. Si sono messi un po' in difficoltà da soli, perché se fossero stati più veloci uscivano dal lato, dall'altra parte, visto che c'erano già stati due o tre passaggi dalla parte sinistra, sarebbero usciti facilmente, invece si sono messi in difficoltà da soli, però adesso comunque hanno dato la possibilità a Lecce di andarli a pressare e prendere più in alto, ma si ripartirà ancora una volta dal rinvio del portiere. Sì, troppo lungo infatti questo pallone di Zonev per Torromino, che con grande generosità si era portato all'inseguimento della sfera, non riuscendo però a trattenerla sul rettangolo di gioco, quindi ancora una volta l'estremo difensore del Taranto, Contini, che dovrà rimetterla in gioco quando sono trascorsi 20 minuti. Sempre 0-0 tra Lecce e Taranto. Contini con il destro, pallone lungo, supera la linea di centrocampo, prova lo stacco di testa a Rigoni, con la collaborazione di Costa Ferreira riesce a controllare questo pallone. Il portoghese nel cerchio di centrocampo a dettare il passaggio sulla destra, c'è Ciancio, pallone in aria, Caturano ha tentato l'assist, in mezzo c'erano Lepore, alle sue spalle Vito Francesco, ben appostati, chiudono bene i difensori del Taranto, angolo per il Lecce. Sì, è stata un'azione pericolosa proprio dal rinvio del portiere del Taranto. Potrebbe anche il portiere alcune volte cercare di giocare più dal basso, anche perché la forza fisica dei difensori del Lecce contro il solo Magnaghi spesso consente proprio al Lecce di recuperare subito il pallone, però il Lecce sta pressando alto e quindi induce anche al rinvio da parte del portiere. La battuta dalla bandierina, c'è Lepore con il destro, pallone in aria, tenta lo stacco Giosa, rigore per il Lecce, fallo di mano, mani tra i capelli di De Giorgi, resta ancora a terra, se non vado errato, Nigro, sì è lui, e l'arbitro ha concesso calcio di rigore in favore del Lecce per un tocco di mano. Sì, c'è stato questo colpo di testa, Nigro era quasi, almeno vedendolo a velocità naturale, era rivolto con la faccia verso la propria porta e comunque marcava il diretto avversario. Però, Nigro che viene anche ammonito. Sì, aveva le braccia forse un po' più larghe e forse l'arbitro comunque ha visto subito. Infatti, ecco, la stiamo rivedendo. Ora la rivediamo. Io ho avuto la sensazione che la palla sia finita sul braccio, sì, vedete, sì, il braccio sì, è largo, sì. Però è la postura del corpo magari quella che ha causato questo problema, è involontario, però con le nuove regole e con il braccio che comunque è molto aperto, l'arbitro ha visto questo contatto e ha fischiato subito il calcio di rigore. Nigro che, oltre ad aver provocato il rigore ed essere stato ammonito, ha rimediato anche una botta al viso e viene accompagnato adesso a bordo campo da Cosenza. Vedremo se sarà in grado di proseguire l'incontro. Intanto però seguiamo la battuta di questo tiro dagli 11 metri. Sul pallone c'è Capitan Lepore, il numero 10 giallorosso, pronto alla battuta. Sì, Nigro al momento è fuori dietro la porta, peraltro una posizione che potrebbe anche da un lato dare fastidio, ma dall'altro lato aiutare anche chi batte il calcio di rigore, perché lui potrebbe dare un punto di riferimento importante in quella posizione. Sicuramente nel contrasto ha subito la peggio. La rincorsa di Lepore, parte la battuta con il destro e trasforma dunque Lecce in vantaggio al 23esimo minuto, 1-0 del Lecce, il gol realizzato da Franco Lepore al suo sesto centro stagionale. Sì, ha battuto un grande calcio di rigore, sia perché ha spiazzato il portiere, ma anche nel caso in cui il portiere intuisse la direzione, l'ho angolato così bene, infatti vedete è andato a fin di palo, quindi un rigore ben calciato da Lepore. E dunque Lecce che sblocca il risultato al 23esimo minuto del primo tempo, inquadrati i tifosi giallorossi che festeggiano questo gol dell'1-0 realizzato dal loro capitano, lo stiamo rivedendo, la lunga rincorsa del numero 10 giallorosso, portiere da una parte, pallone dall'altra, quindi esecuzione perfetta
di Franco Lepore, lo ricordiamo, al sesto gol in questo campionato. Adesso si riparte con l'1-0 in favore del Lecce. Sì, era una partita che non aveva offerto grandissime emozioni, infatti entrambe le squadre avevano proposto qualche azione, però senza mai impegnare i rispettivi portieri. Questo calcio d'angolo da cui è nato il rigore è stata alla fine la prima azione pericolosa che ha portato al vantaggio il Lecce. Adesso il Taranto deve continuare comunque ad attaccare, a mantenere un baricentro più alto, e il Lecce invece deve cercare di amministrare bene questo iniziale vantaggio, perché lo abbiamo detto prima, può dare al Lecce l'entusiasmo giusto per portare la partita dove il Lecce vuole, però il Taranto deve essere bravo ad aggredire, come sta facendo benissimo adesso. E infatti vediamo Magnaghi che va subito sul portatore di palla Cosenza, costretto a questo lancio lungo sempre verso Lepore. Ha ancora un'imbeccata, un tentativo di imbeccata in area di rigore per la corrente Ciancio, pallone sì, ora che c'è viene... una gamba tesa per gioco pericoloso. Anche l'arbitro negli ultimi anni ho ritrovato in Serie D e ha dimostrato di essere un bravo arbitro, sta arbitrando bene e per adesso non ha sbagliato nulla. 25esimo minuto, abbiamo visto in precedenza i festeggiamenti dei tifosi giallorossi, non sono allo stadio di Via del Mare di Lecce i tifosi del Taranto, invece come sappiamo in settimana il prefetto di Lecce Claudio Palomba ha vietato la vendita dei biglietti per i tifosi del Taranto per ragioni di sicurezza, una partita connotata diciamo da elementi di pericolosità, e quindi purtroppo per loro i tifosi del Taranto non possono essere quest'oggi presenti allo stadio di Via del Mare, ma possono comunque assistere alla partita dalle loro case grazie a Telenorba che sta trasmettendo in esclusiva questo derby tra Lecce e Taranto. Sì, è un peccato che non siano presenti comunque allo stadio, perché lo spettacolo più grande è anche quello dei tifosi oltre alla partita in campo. È un peccato anche in base alle immagini che sono state riviste prima di quel derby di diversi anni fa in Serie B, dove la cornice di pubblico era ben diversa da quella di oggi. Ancora Lecce che ci prova sulla sinistra con Torromino, entra in aria, assist per Caturano, l'anticipo su di lui è stato di Magri, l'azione prosegue, il cross dalla destra, pallone basso, Torromino, il raddoppio del Lecce, 2-0 al 26esimo. Toglie la maglia Torromino e con rabbia va ad esultare davanti alla tribuna. Dunque raddoppio della formazione di casa, 2-0 del Lecce al 26esimo minuto, il decimo gol in stagione per Torromino. Sì, è stata un'azione insistita da una parte all'altra con magari la difesa del Taranto che non è riuscita a spazzare questa palla che inizialmente dal lato sinistro, poi è arrivato dal lato destro, poi dal lato destro è stata rimessa di nuovo al centro. I difensori del Taranto non sono riusciti a rinviare questa palla e Torromino è stato abile a riattaccare la palla e a pochi passi dalla porta a concluderla con il sinistro. Beh, insomma, le falle difensive del Taranto le conosciamo, peraltro il Taranto deve rinunciare anche a due difensori di un certo spessore come Altobello e Stendardo, quindi insomma una squadra in piena emergenza quella di Ciulli. Sì, ci sono stati inizialmente tutti questi rimpalli, vedete Magri è però uscito un po' troppo esternamente lasciando sguarnita la difesa, Balzano non ha colpito bene la palla che è arrivata poi peraltro sui piedi di Torromino e quindi è andato in rete. Ma ci sono state diverse situazioni che hanno portato la linea del Taranto a non essere ordinata, Magri è uscito un po' troppo esternamente, Balzano non è riuscito a colpire bene quella palla. Anche un po' fortunato se vogliamo Torromino, perché il pallone è passato da sotto le gambe del portiere Contini in questa conclusione ravvicinata del numero 7 in maglia giallorossa. Va detto però che gran parte dei meriti per questo gol vanno riconosciuti anche a Zone, che è stato bravissimo a lavorare quel pallone sulla destra e rimetterlo in mezzo. Sì, ma Zone è un ragazzo molto interessante, è stato peraltro colui che ha deciso la partita nell'andata con il risultato di 1-0 e anche oggi si sta dimostrando centrocampista intelligente con giusti tempi di inserimento, quindi un altro giocatore che il Lecce deve tenersi ben stretto.
Il cross dalla sinistra del Taranto, pallone però direttamente tra le braccia di Perucchini, controlla senza problemi il numero 25 del Lecce, rimette subito in gioco per il compagno più vicino, si tratta di Giosa che mette un po' in difficoltà a Rigoni, c'erano due uomini in marcatura sul centrocampista leccese, poi il lancio lungo in avanti e ad inseguire il pallone adesso c'è Caturano con i piedi subito in avanti, Contini di testa allo stacco di Ciancio, ancora Lecce che tenta di aumentare la pressione nella metà campo del Taranto, prova a mettere subito al sicuro il risultato che comunque vede Lecce già in vantaggio per 2-0 quando siamo quasi alla mezz'ora di gioco. Era la partita che ti aspettavi, Claudio? Sì, ma è stata una partita inizialmente, almeno per il primo quarto d'ora, molto equilibrata, poi il rigore ha spezzato un po' questo equilibrio e avevamo detto come il Taranto doveva cercare comunque di rimanere attento, vigile, non doveva demoralizzarsi dal primo gol, cosa che invece forse un po' è accaduta e che ha portato poi al secondo gol, quindi adesso deve fare la stessa cosa anche perché c'è un'intera partita per provare a ristabilire il risultato innanzitutto prima della parità. Il Lecce invece deve amministrare il vantaggio facendo possesso palla, cercando di tirare fuori il Taranto e magari, come sta facendo adesso, ripartire quando il Taranto si trova più alto. Ancora Lecce con questo tentativo sempre di Lepore, fermato proprio al momento di entrare in area di rigore, su di lui c'è stato l'intervento di Paolucci che ha mandato in angolo Zonev all'indietro per Arrigoni, porta a spasso un po' il pallone, scambia con Torromino di prima, sempre pallone dietro per Giosa, avanza, cerca molto Torromino. Poi Cosenza, largo a destra c'è Ciancio, preferisce però il lancio in avanti, scambiano Lepore e Caturano molto arretrato in questo frangente, poi ancora retropassaggio per Ciancio che si propone nella metà campo del Taranto, praticamente tutto il Lecce adesso riversato nella metà campo rosso-blu, un Taranto in disarmo adesso dopo il 2-0, sembra costretto solo ed esclusivamente a difendersi. Sì, è quello che comunque aveva fatto anche... Occhio a questo spunto con il tentativo dalla lunga distanza di Costa Ferreira, il sinistro ribattuto da Contini, poi sì, la distanza ravvicinata, fuorigioco di Caturano. Il Taranto ha impostato forse la partita così, cioè quando ha dato spesso la possibilità a Lecce di entrare nella propria metà campo e di difendersi con tutti gli effettivi, tranne in una situazione dove da rinvio del portiere il Taranto si è fatto già trovare più alto nel pressing e quindi concedendo, diciamo, questa parte iniziale del campo non viene attaccato in profondità, però allo stesso tempo permette a un'intera squadra di entrare in tutta la tua metà campo. Avanza il Taranto, ancora un tiro dalla lunga distanza, questa volta dalla parte opposta, e il tentativo era stato di Losicco con il destro servito da Potenza, stiamo rivedendo l'azione, il passaggio di Potenza, il tiro dal limite di Losicco, pallone alto rispetto alla porta difesa da Perucchini. Potenza in questa occasione l'abbiamo trovato dal lato sinistro, vedremo se manterrà questa posizione oppure era una posizione occasionale la sua. Nel frattempo rivediamo quello che è stato il gol del Lecce, come giustamente ricordato Zonev, con tre giocatori del Taranto che non hanno chiuso in quella posizione, la palla che è passata non colpita da Balzano e poi è passata tra le gambe del portiere. Sicuramente Magri poteva aspettare al centro, anche perché la zona che bisogna coprire era quella della porta, ma istintivamente ha cercato di coprire quella parte di campo per evitare a Zonev di mettere la palla al centro. Purtroppo posizione per il Taranto riuscito. Adesso Balzano pronto sul pallone, se vogliamo un po' una parte di responsabilità di quel gol anche per Balzano, sì, che sì, ha sì, ciccato l'abbiamo detto perché il pallone. Non è riuscito poi sul cross a colpire bene quella palla, perché seppur Magri era andato fuori posizione, un rinvio corretto da parte di Balzano avrebbe risolto poi tutti i problemi, quindi ci sono stati due o tre errori consecutivi che hanno portato, diciamo, al secondo gol da parte del Lecce, da parte di Torromino. Abbiamo visto la reazione, un tentativo di reazione da parte del Taranto con quel tiro dal limite da parte di Losicco, che è un ex, lo scorso anno infatti era proprio a Lecce, era arrivato a gennaio dalla Pistoiese, protagonista comunque di una buona metà di stagione con il Lecce,
per lui anche 5 gol nella sua esperienza salentina, e quest'anno a Taranto invece sta incontrando grosse difficoltà, almeno fino a questo momento. Si gioca a centrocampo adesso Costa Ferreira, alla meglio su Nigro, dalle retrovie prova a staccarsi De Giorgi che viene messo giù fallosamente, calcio di punizione in favore del Taranto quando sono trascorsi 34 minuti e il Lecce conduce per 2-0. Il Taranto deve certamente dare qualcosa in più, soprattutto in questo momento, ma lo poteva fare anche all'inizio della partita. Deve rischiare e deve cercare anche di essere più alto e imbastire qualche buona azione, perché di fronte comunque trova la seconda della classe, quindi una squadra forte, una squadra che sa giocare al calcio, e deve comunque essere anche più libero mentalmente per cercare di offendere, visto che deve cercare di ottenere qualche cosa, qualche punto da questa partita. Balzano in avanti per Magnaghi, l'anticipo di Giosa, ancora Magnaghi di testa, ha tentato di prolungare il pallone per lo Sicco che era alle sue spalle, ha anticipato Vito Francesco adesso che riceve da Arrigoni, c'è la sovrapposizione di Costa Ferreira, si accentra Vito Francesco, prova l'assist in area di rigore dove stava per arrivare pericolosamente Zonev dalle retrovie, ancora Taranto ora che riparte, lo Sicco dette il passaggio sulla sinistra, Panbianchi, il controllo, un'occhiata in mezzo ai suoi compagni di squadra, poi il controllo per Maiorano, fa tutto da solo, tenta il tiro con il destro dalla lunga distanza, poi Potenza anche in questo caso un po' egoista, avrebbe potuto cercare. Sì, c'è stato un taglio da parte di Paolucci che lo ha invitato al passaggio, Potenza non l'ha servito e ha calciato con questo collo esterno, un buon tiro però troppo alto, il servizio al compagno di squadra sarebbe stata a mio modo di vedere la soluzione migliore. 35esimo, quasi 36esimo del primo tempo, Lecce 2 Taranto 0, le reti firmate da Lepore su calcio di rigore e poi il raddoppio di Beppe Torromino. Bravo Arrigoni adesso nella costruzione da parte di Perucchini a ricevere palla in posizione centrale, a girarsi, è un centrocampista che ha grande personalità, questo lo dimostra anche come comunque riceve continuamente palla dai difensori, e seppur ha sbagliato occhio a Caturano, pallone troppo lungo però per l'ex attaccante del Melfi, non riesce ad arpionare la sfera, quindi alla meglio continui in uscita. Sì, dicevo, seppur ha sbagliato quei due lanci, comunque poi ha ripreso e ha sbagliato pochi palloni. Adesso il Taranto che prova a costruire, ma c'è un retropassaggio da parte di Giosa per Perucchini. Adesso il Taranto dovrebbe cercare di salire, soprattutto in queste occasioni, e di schiacciare di più Lecce per recuperare palla più vicino alla porta della squadra giallorossa. Zonev ora chiama in causa Cosenza, l'invito di Arrigoni, ancora il passaggio di ritorno sempre per Cosenza, è un Lecce che sembra aver abbassato un po' i ritmi dopo il raddoppio, però poi ci sono queste folate offensive come in questo caso con Torromino che accelera, si porta il pallone sul destro, calcia non benissimo, pallone che termina sul fondo. Sì, adesso stanno aumentando il possesso palla, se non aggrediti nel modo giusto, per la qualità che hanno i giocatori del Lecce riescono ad uscire facilmente, possono trovare poi spazio o per il tiro in porta, anche se questo naturalmente è stato un tiro impreciso, o per quelle combinazioni che attaccano la profondità, come abbiamo visto con la palla messa sulla testa dei difensori del Taranto per Caturano che non è riuscito ad agganciare la palla. Ora il controllo di Magri, è largo a sinistra Panbianchi che si avventura in un dribbling improbabile su Zonev, riparte l'azione del Lecce, a sinistra il fallo su Torromino, se non vado errato, no, su Costa Ferreira, Il fallo commesso da Maiorano, sì. Anche in questo caso Maiorano è arrivato in ritardo, poteva continuare a correre insieme a Costa Ferreira che da giocatore esperto quale non appena sentito il contatto con l'avversario si è lasciato andare giù. Quindi adesso ci sarà questa punizione comunque pericolosa proprio per la qualità che i giocatori del Lecce hanno.
il portiere del Taranto, ma anche i difensori e tutti quanti devono essere attenti, perché non è detto che ci sia un tiro diretto in porta, ma ci può essere anche una combinazione tra due o più uomini. Cinque uomini in barriera per il Taranto, con l'arbitro in questo momento impegnato a far osservare la distanza. Vedremo chi sarà ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione, come giustamente sottolineava mister De Luca, grande esperienza, grande mestiere di Costa Ferreira, arrivato a gennaio dall'Entella, un uomo su cui punta molto Padalino. La battuta dalla lunga distanza di Arrigoni direttamente sulla barriera, deviato questo calcio di punizione, quindi ci sarà calcio d'angolo per il Lecce al 39esimo minuto. Si è provato a calciare con collo esterno, quindi quelle punizioni dette la maledetta, come si suol dire, no? Però non è riuscito comunque a dare alla palla una traiettoria tale da mettere in difficoltà la squadra del Taranto. Pallone lunghissimo, poi la battuta al volo dalla lunga distanza, tiro al volo, se non vado errato era stato di Cosenza, vediamo, ecco, la stiamo rivedendo Ciancio, in questo momento. Se non sbaglio il 23 dovrebbe essere Ciancio, è uno schema dove hanno cercato di colpire la zona fuori dal limite dell'area, a me è sembrato Ciancio, se non ho visto male era il numero 23, e quindi un'azione, uno schema preparato per andare a cercare di colpire la zona fuori dal limite dell'area dove non c'era nessun uomo del Taranto. Ora Magri, pallone all'indietro per Contini, subito in avanti con il destro, ha evitato il pressing di Caturano che si stava portando pericolosamente nella zona dell'estremo difensore del Taranto, va giù un calciatore del Taranto, si tratta di Losicco che... Questo sembrava un ottimo inserimento e forse c'era anche un fallo. E qualora ci fosse, mi era sembrato di vedere come se potesse anche essere all'interno dell'area, però bisogna rivederlo perché a velocità normale, naturale, questa è l'impressione che mi aveva dato. Proteste alle quali non ha dato ascolto il signor Farneo di Roma. L'azione riparte, ma c'è l'errore di Giosa, Nigro a centrocampo, il tentativo di incursione di Losicco che viene fermato, e quindi c'è adesso la sovrapposizione di Ciancio sulla destra, serve Lepore, una piroetta, fa fuori Nigro in dribbling, trova la collaborazione di compagno di squadra, ancora Giosa per vie centrali e libero a sinistra Vito Francesco, riceve in questo momento poi Costa Ferreira, il portoghese, lo scarico su Torromino, ancora Costa Ferreira, ci sono due uomini su di lui, si porta sul fondo il numero 8 giallorosso, toccare per ultimo il pallone è un difensore del Taranto, si tratta di Balzano, quindi ancora calcio d'angolo in favore del Lecce. Sì, buona combinazione della catena sinistra del Lecce, soprattutto con Torromino e Costa Ferreira, dove si sono quasi invertite le loro posizioni, con Costa Ferreira che è diventato l'esterno e Torromino che ha tagliato dentro per ricoprire quasi la posizione di mezzala, quindi di qui il Lecce guadagna un altro calcio d'angolo dove ha dimostrato di essere pericoloso. Pallone scodellato in area di rigore, di testa allontanano i calciatori del Taranto, e ci sarà però rimessa con le mani in favore del Lecce, 42esimo del primo tempo, Lecce che conduce per 2-0. Alla battuta Vito Francesco, l'invito di Caturano che riceve in questo momento, ancora passaggio per Vito Francesco e come sempre l'azione che riparte dalla difesa del Lecce, questa volta però è Cosenza che imposta con la collaborazione di Zonev, pallone ribattuto in un primo momento, poi ancora il bulgaro, la finta di Caturano, alle sue spalle c'era Costa Ferreira che però non aveva capito l'intenzione del compagno di squadra. Sì, ha provato questo velo quasi come spesso accade quando si gioca con due attaccanti, però in questo caso Costa Ferreira aveva ricoperto una posizione più avanzata e quindi ci poteva essere questo tipo di combinazione, ma Costa Ferreira non ha capito quelle che erano le intenzioni del compagno di squadra. Pallone troppo lungo di Balzano verso Paolucci, che non riesce a trattenere la sfera sul rettangolo di gioco, è sempre Perucchini che adesso si incarica della ripresa. 43esimo, mancano due giri di lancette al termine della prima frazione di gioco, derby che in questo momento vede il Lecce sorridere in vantaggio per 2-0. Arrigoni, su di lui
il tentativo di pressing da parte di Maiorano. Pallone ora sulla sinistra, Vito Francesco avanza, è largo Torromino che riceve in questo momento, si porta il pallone sul destro, si accentra, tenta il cross largo a destra, c'è Lepore, la battuta al volo con il destro, si dispera Lepore, pallone che ha sfiorato il palo alla destra di Contini, sarebbe stato il 3-0. Sì, si è coordinato benissimo su questa palla che si è alzata sul cross di Torromino, c'è stato un colpo di testa di Magri con la palla che è andata a finire poi proprio a Lepore, ha calciato bene, si è coordinato bene, la palla è uscita veramente di poco. Dunque Lepore che ha sfiorato il gol del 3-0, sarebbe stata doppietta per lui vista la rete dell'1-0 che ha sbloccato questo derby, gol realizzato direttamente su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per il fallo di Nigro su Giosa. Ora invece il calcio di punizione per il Taranto, Nigro a centrocampo, lungo per Paolucci, anticipato secco da Ciancio. Ora si gioca sulla corsia sinistra del Taranto, ancora il controllo di Ciancio che chiama in causa Perucchini, costretto con il destro ad allontanare il pallone sul pressing degli avanti del Taranto, sfera che termina oltre il rettangolo di gioco, rimessa con le mani per il Taranto, mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, lo vedete in grafica, 44esimo e 40 secondi, pallone che viene lavorato a centrocampo da Losicco, poi Nigro, ennesimo lancio lungo del numero 4 in maglia rosso-blu, ma anche questo tentativo sfuma. Sì, il Taranto sta cercando più questi lanci per poter cambiare gioco sia da una parte che dall'altra. Secondo me. E finisce così il primo tempo. 2-0 per il Lecce sul Taranto. Muovendo più la parata sotto terra eviterebbe di spezzare la squadra e magari poi andare a rincorrere questa palla che con la qualità del Lecce diventa poi difficile da riconquistare. Linea alla regia ora per l'intervallo.